spettacolare colonna d'acqua sulla strada a scorrimento veloce fondo Valle Sangro, pensate alta quasi 10 metri e che ha attirato le ovvie attenzioni e causato disagi al traffico, è accaduto nel pomeriggio nei pressi della stazione di servizio Thomas, a ridosso dello svincolo che porta all'innesto con la A14 tra Mozzagrogna e Fossacesia. All'improvviso si è rotto un enorme tubo del consorzio di bonifica del diametro di circa un metro, posto ai margini della sede stradale. Immensa la colonna d'acqua che ha allagato la strada, col traffico deviato sulla sottostante strada provinciale. Una lunga coda soprattutto di mezzi pesanti si è dovuta fermare, con operai dell'ANAS e i vigili del fuoco che sono riusciti ad interrompere la fuoriuscita di acqua e dopo circa un'ora mettere in sicurezza la sede stradale, che è stata così riaperta alla circolazione. Sul posto si sono recate anche pattuglie di polizia e carabinieri.